andando a lavorare in macchina, a un certo punto mi ritrovo a fischiettare Bella Ciao. Mi fermo, guardo nella custodia del dischetto e leggo Coilen, quindi non Bella Ciao, 1919. Bella Ciao è il frutto di tante contaminazioni. Si fa addirittura risalire a un canto francese del 500. Bella Ciao, Bella Ciao. Io ho deciso di portare lo spettacolo al Festival di Spoleto. Il capo in piedi. E per la prima volta facevano il loro ingresso in uno dei tempi della musica italiana le canzoni popolari. Successe un putiferio. I lavoratori erano saliti nel salotto dei padroni. Divenne il grande lancio pubblicitario di Bella Ciao. Una mattina. Il suo successo internazionale in 40 e più traduzioni è dovuto al fatto che è una canzone che viaggia facilmente. Sicuramente il web ha aiutato in quel senso. Ciao Bella. Conosco tante versioni di Bella Ciao, in curdo, in turco, in italiano. Come un salvavita scatta ogni volta che lottiamo contro una qualche forma di privazione di un diritto, un atteggiamento anche soltanto mentale. Non so, è accattivante. Ne abbiamo fatto una specie quasi di nostro inno. È stata la canzone che ha segnato la mia vita. Parla dell'importanza della memoria. Fa capire che il cammino della libertà è per sempre.